Giorno dell'ultimo saluto al giornalista Andrea Purgatori. Sono stati celebrati questa mattina i funerali nella Chiesa degli Artisti di Roma in Piazza del Popolo. Ha portato sempre avanti la ricerca della verità per cui combatteva ad ogni costo. Un grande padre, un esempio che resta. Lo hanno ricordato così i figli Ludovico, Edoardo e Vittoria nei lunghi interventi commossi. Ad accompagnare il feretro in chiesa è stato un picchetto dei vigili del fuoco, come ultimo omaggio di un amico in onore delle tante ore passate insieme quando all'inizio della sua carriera, Purgatori trascorreva le sue serate in una caserma dei vigili del fuoco in attesa di notizie. Un lungo applauso ha salutato la bara, tra cui tante persone affezionate ai suoi programmi ed inchieste, oltre a colleghi e amici. Non me l'aspettavo, capito? Improvviso. La perdita di un amico è sempre dolorosa. Andrea Purgatori ha insegnato che bisogna saper scegliere. Fare il giornalista significa decidere da che parte stare. L'ha fatto con rigore, con passione e senza paura. Maestro di giornalismo di vita, basta. Era un uomo molto sensibile e diceva bisogna lasciare un segno. E io penso che lui abbia lasciato un tracciato di come si può essere un giornalista, un uomo, uno scrittore, un autore. Andare in onda è stata la sua forza. Soltanto tra qualche settimana sarà possibile avere un quadro più completo riguardo all'indagine sulle cause della morte.